Acer è uno dei maggiori produttori di Chromebook al mondo ed è anche quello con il listino sicuramente più esteso, con vari formati e varie tipologie di macchine, sempre con Chrome OS. Un listino che qui a New York per l'evento Next at Acer si arricchisce di due nuovi modelli da 15 pollici, il Chromebook Spin 15 convertibile con cerniere ruotanti e il modello clamshell tradizionale, il Chromebook 15, un refresh di un modello che era già in commercio. Partiamo dal modello convertibile perché è il primo al mondo con formato da 15,6 pollici, uno schermo così ampio su un Chromebook convertibile non si era mai visto. Le cerniere sono abbastanza robuste, ma non a sufficienza da impedire che il pannello scorra all'indietro, ma comunque permettono di trasformarlo nelle quattro tipiche modalità di utilizzo di questi notebook: quella tenda, stand, la modalità tablet e la modalità laptop. Il pannello ha una risoluzione Full HD, tecnologia IPS e 10 punti di contatto. C'è questo rivestimento poi nero edge to edge frontale che lo rende anche un po' più gradevole alla vista. La base sembrerebbe fatta in metallo, ma non è così. Mi hanno confessato che si tratta di plastica, anche se sono riusciti a simulare veramente bene la finitura diamond cut del metallo, ed ospita qui ai lati due amplissimi altoparlanti. Si tratta di una funzionalità non di poco conto, perché denota un target un po' diverso dal solito per quanto riguarda questi Chromebook, che non si rivolgono al settore educational come succede di solito, bensì all'ambito consumer o a quello professionale. Finalmente potrete guardare un film su un Chromebook grazie agli speaker integrati. Qui al centro c'è la tastiera con i tipici tasti funzione. Nella versione spin c'è anche la retroilluminazione, nella versione clamshell dovrebbe esserne sprovvisto. Il touchpad è molto ampio e nella versione spin è rivestito in vetro Corning Gorilla Glass, che lo protegge e allo stesso tempo migliora il movimento del dito sulla superficie, molto più fluido, e allo stesso tempo vi permette di essere più precisi. Per quanto riguarda poi le dimensioni, dovrebbero essere le stesse, ma in realtà il modello clamshell mi sembra leggermente più piccolo. Comunque parliamo di circa 30 cm di base, lo spessore è comunque lo stesso, di poco inferiore a 2 cm, il peso per quanto riguarda il modello clamshell è di 1,8 kg, mentre il modello convertibile invece pesa 2,1 kg. La batteria è anche più capiente nel modello clamshell, lo alimenta per circa 14 ore, mentre si arriva a un massimo di 13 ore nel modello convertibile. Queste sono un po' le differenze fra i due modelli, per il resto invece ci sono una serie di affinità, a partire dalle interfacce, che sono le stesse. Vediamo che sul lato sinistro c'è una porta USB Type-C, che serve anche per la ricarica, due porte USB di terza generazione, un lettore microSD, il jack audio combo. Frontalmente non c'è nulla, e poi sul lato opposto troviamo un'altra porta full size USB-A, una seconda porta USB-C 3.1 Gen 1 e poi il foro dell'antitaccheggio. Sulla parte superiore notiamo che il telaio ha questa finitura a rilievo che simula un po' il tessuto, la trama del tessuto. La piattaforma hardware è basata sul processore Intel Apollo Lake, un Pentium N4200 come massimo per la versione convertibile, mentre invece per la versione clamshell si può avere un massimo del Celeron N3450, con 4-8 GB di memoria RAM a seconda dei mercati, LPDDR4, e uno storage da 32 o 64 GB eMMC. La connettività è buona, c'è un Wi-Fi AC MIMO 2x2 e Bluetooth 4.2. E chiudo così questa mia preview qui da New York con i nuovi Chromebook Spin 15 e Chromebook 15.